Buonasera a tutti quanti e bentornati all'appuntamento Why Not. Oggi è giovedì e quindi abbiamo la presentazione di un libro. Il libro che presentiamo questa sera è di Il cuore sul lago di Rosario Balestieri. Vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana. La prossima settimana abbiamo per l'appuntamento del martedì 18 con LGBT Work, abbiamo inclusione e disabilità e avremo ospite Sofia Righetti, che è una campionessa di sci delle Paralimpiadi. Mentre il giovedì abbiamo i libri e con il libro di Marco Cacciato in Silla presentiamo Amore e Pregiudizio, che è un libro di saggistica molto bello e interessante. Con lui affronteremo tantissimi discorsi un po' spinosi in questo periodo. E vediamo se è presente. Ciao Antonio, ciao amore, poi abbiamo anche LGB comunque. Oh, buonasera. Ciao Davide. Parla piano che sennò mi spacchi il timpano. Ok. Aspetta che abbasso io perché sennò okay. Io già sono sordo di mio e mi ritrovo con... non volevo iniziare in questo modo così violento. No, tranquillo. Solo perché io avevo il volume al massimo, perché sono sordo di mio e quindi alzo sempre il volume perché sennò non sento normalmente. E intanto ciao, ci diamo del tu, anche se noi ci siamo sentiti già un sacco di volte. E, tutto bene? Sì, è stata... una giornata impegnativa, finalmente si inizia a lavorare in presenza, quindi cioè, ci sono tutte le brutte abitudini dello smart working più... Ma che brutte, che io lo lovo e per sempre smart working. Ah, guarda, ci sono infatti tu sei un professore, quindi ci sono dei ragazzi che ti salutano. Ah, ok, io sono un professore precario delle medie, okay. Però ho vinto un concorso di recente ad ottobre e al momento sono un membro del Dipartimento di Comunicazione della Stazione Zoologica Anton Dorn, che è un ente di ricerca. Adesso quindi sono facciamo... preso un po' una pausa dalla scuola. Adesso arriviamo anche a presentarti al nostro pubblico. In primis, però, volevo fare una presentazione del tuo libro. Allora, il tuo libro è questo, Il cuore sul lago, di Rosario Balestieri, non a casa editrice, perché è pubblicato ovviamente e finanziato da i seguenti organi, che adesso vi dico perché sono tanti. Allora, Ardeva, che è un'associazione, poi c'è la medicina, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Protezione Animali, poi c'è della Federico II, la Sinapsi Centro Ateneo, il Comune di Napoli, sì. Nonché la, come si chiama, la responsabile della... delle pari opportunità del Comune di Napoli stesso, e poi c'è anche un'università, questa? Sì, la Federico II. Ah, ok, che è la sede dell'università. Questo libro è un libro che parla di omosessualità e natura, ovviamente, e adesso iniziamo subito a... c'è anche la prefazione, che è molto importante, che è di Francesca Menna, che è del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Protezione Animale Università di Napoli, Federico II. E dell'assessore alle pari opportunità. Bravo, bravo. E, allora, innanzitutto presentati al nostro pubblico, chi sei, che lavoro fai. Ok. Allora, io sono Rosario Balestrieri, sono, diciamo, di formazione un ornitologo, quindi sono laureato in scienze naturali. Ho un dottorato di ricerca in ecologia forestale e ho fatto un percorso per lo studio degli uccelli presso il Ministero dell'Ambiente, quindi ho una formazione prettamente scientifica. Ho insegnato alle scuole medie per un paio d'anni in una parentesi che è andata dal mio lavoro al CNR come ornitologo per 6 anni a questo attuale lavoro in quest'altro centro di ricerca, che come ho detto prima è la Stazione Zoologica Anton Dorn. In questa finestra ho approfondito molto la tematica
dell'omosessualità nel regno animale. Ho impiegato circa 4 anni per sintetizzare la bibliografia scientifica di riferimento e dopo aver scritto vari articoli divulgativi ho pensato che poteva essere importante cercare di promuovere questo tema attraverso una favola ai più piccoli, perché non è mai troppo presto insegnare non l'omosessualità, ma insegnare la diversità. Ti fermo un attimo perché dopo andremo avanti sul dettaglio. E, mi viene da chiederti subito il connubio natura e scrittura, come nasce in te e come nasci scrittore. Allora, io nasco dislessico, Ah. non ho scritto, diciamo che la mia maestra delle elementari non si era accorta delle mie problematiche e me le ha sempre fatte vivere come un'onta. Diciamo, io subivo bullismo dalla maestra, non dai compagni, fondamentalmente. Quindi mi sono sempre vergognato della mia scrittura ed anche per questo ho approcciato un percorso scientifico, prettamente scientifico. Però dentro di me c'è sempre stata componente, artistica che andava sviluppata attraverso altre vie che non potevano essere appunto numeri, calcoli e grafici. Infatti ho sempre amato disegnare, fotografare e scrivevo di nascosto. Quindi quando ho Le foto iniziato quindi che sono all'interno del libro sono sono mie. tue? Sì, le foto sono mie. Ci sono dei disegni I anche? disegni E no, i anche disegni sono i disegni fatti, le illustrazioni sono di di Rosario Monia Bongiorno. Noviello. Monia Ah, no, Noviello è la non mi... grafica, scusami. quella ha fatto la grafica, ha fatto Ah, la soprattutto la grafica, scusami. copertina. Invece i disegni interni li ha fatti Certo. Rosario Bongiorno. E niente, quindi pian piano, abbandonando i brutti ricordi elementari, ho preso più sicurezza di me e ho ripreso a scrivere. E quindi, mi sono buttato nella scrittura anche per questo. E questa sera quindi presentiamo questo libro che è il tuo libro. È l'unico libro che hai scritto, scusami. Allora, in realtà ho scritto un fumetto Ah. finanziato alla Regione Campania un po' di anni fa e ho scritto un racconto di un progetto di ricerca, lo scenario umano, il dietro le quinte. Poi ho partecipato a dei concorsi di poesie, però sì, questo è il primo libro con codice ISBN. Ah, e, ascoltami, allora, il libro, diciamo, innanzitutto, come avevi già accennato tu, è una favola, parte da una favola e una favola contenente quindi il tema principale è la natura, e però tratta di omogenitorialità, soprattutto in natura. Vuoi raccontarci un breve riassunto della storia, intanto, della favola? Ok, allora, la storia è semplice allo stesso tempo complessa, cioè semplice per chi la legge e complessa per me che l'ho scritta. Mi spiego meglio. Io, poiché volevo raccontare una verità naturale, ho cercato di essere più fedele possibile alla realtà. Quindi mi sono studiato da ornitologo tutta la biologia riproduttiva del cigno nero. Poi mi sono studiato l'ambiente di vita, i competitori, i possibili predatori. Quindi fondamentalmente la favola è già di per sé un documentario. L'unica forzatura è che gli animali comunicano tra di loro parlando, che era essenziale per comunicare, la componente morale della favola stessa. Quindi chi la legge non fa caso forse a questi aspetti perché sembrano un po' casuali, invece sono tutti molto pensati. Ma io ti dico, io che l'ho letto, io credo che si capisca subito fin dall'inizio che è una semplice storia, come hai detto tu, ma la cosa bellissima è che in realtà invece nasconde una problematica e un racconto molto molto forte e anche molto sentito, no? E
Raccontaci proprio la favola, Ok, come allora ci avviene, sono. magari non il finale No, perché sennò ok. lo roviniamo. Allora, c'è un cigno di nome Mary, corteggiatissimo, una femmina, e viene corteggiata dai due maschi dominanti del lago, Victor ed Omar, che sono acerrimi nemici nell'aspetto dei duelli. Poi uno dei due, diciamo, in battaglia succede una cosa strana, in realtà uno dei due salva la vita all'altro da un coccodrillo, per cui quest'ultimo scontro fa nascere un'amicizia più che è della stima. E quindi chi salva, diciamo, il salvato, diciamo, si fa da parte e quindi convolano a giuste nozze Mary e chi ha salvato l'altro cigno. Non diciamo chi E è, così è una non sorpresa. diciamo. Inizia la cova, c'è un periodo di difficoltà perché i contadini hanno aperto una diga, quindi il lago si sta svuotando. Diciamo, la madre inizia a pensare che per aumentare le probabilità di avere dei figli può essere il caso di abbandonare quel nido e costruire il nido in un altro lago. Il padre non è d'accordo e a un certo punto questa madre scompare. Per cui questo padre disperato è solo nella cova e l'altro maschio diciamo, gli dà una mano. Durante questo percorso si travalica l'amicizia e quindi ci si scopre che i sentimenti forse sono più profondi e di questo se ne accorgono anche altri animali del lago, fra cui le rane, che impersonificano un po' gli aether del web, che iniziano a sparlare di qualsiasi cosa facciano questi due, sia che se stanno insieme che se si lasciano, qualsiasi cosa facciano non va bene. Per cui poi loro rischiano di rovinare il loro rapporto per stare dietro alle rane, ma soprattutto di abbassare le probabilità di successo riproduttivo da un punto di vista di biologia animale, di felicità, se vogliamo declinarlo, nei nostri panni, quindi della felicità dei pulcini, dei sei pulcini che nasceranno, e quindi poi si renderanno conto che per il bene diciamo, che è più importante pensare Dei alla bambini, felicità dei propri piccoli che non alle interferenze da chi non, alla fine di noi non gliene frega proprio niente. perfetto. E allora tu sei anche, come dicevamo prima, divulgatore scientifico e Sì. naturalista e fai anche parte di un'associazione. Vuoi raccontarci un po' di questa associazione? Allora, sì, io ho fondato Ardea con 9 amici 10 anni fa, il 19 luglio compiamo 10 anni, ed è un'associazione di tutela ambientale. Ora siamo circa 130 soci, ci siamo ingranditi molto e ci occupiamo prevalentemente di monitoraggio dell'avifauna per appunto tutelare gli uccelli, una sorta di lipu in piccolino, ecco. Certo. Allora, torniamo al tema del libro, no? Che Sì. cerca di parlare di natura e l'omosessualità in natura, che poi però non è così palese, anche perché tra i due maschi che porteranno diciamo, a crescita i bambini non c'è un rapporto, diciamo, fisico o d'amore, no? Cioè, si parla semplicemente che questi due maschi abbiano un senso paterno per questi bambini. Ma secondo gli studi, perché ho visto che comunque ci sono parecchi libri citati che hai studiato e guardato, cos'è che è emerso che in natura, cioè questo aspetto dell'omosessualità in natura? Allora, fa premessa che in natura difficilissimo dare una connotazione sentimentale agli aspetti sessuali. Questo Esatto. però vale sia per le coppie etero che per quelle gay. Quindi se uno come dire, ci vuole mettere una componente e chiamarlo amore, affetto, roba varia, deve valere per entrambi diciamo, gli scenari. Personalmente
diciamo, da persona che queste cose le ha studiate, io non ci metto una componente sentimentale, metto una componente funzionale. E a Esatto. volte, diciamo, la presenza di individui non riproduttori all'interno di una popolazione non determina nessun, diciamo, aspetto negativo. Mi spiego meglio. Ci hanno convinto che gli organismi sono quelli che nascono, crescono, si riproducono e muoiono. Questa cosa è vera nei termini di specie, ma non nei termini di individui. Mi spiego meglio. In un branco di lupi abbiamo il maschio e la femmina alfa che si riproducono. Gli altri individui che non si riproducono e quindi non entrano in quel modello che ci hanno insegnato alle elementari, non è che si frustano o piangono perché non si sono riprodotti. Anzi, se tutti gli individui di un branco di lupi si riproducono, tutti i cuccioli moriranno di fame, perché la capacità portante di quel territorio consente la vita di una sola cucciolata. Che voglio dire? Lo stesso sistema dell'alveare, no? Abbiamo 60.000 api, se ne riproduce solo una femmina, una dozzina di maschi. Se i non riproduttori hanno rapporti sessuali, diciamo, fra sessi diversi o fra diciamo, individui dello stesso sesso, da un punto di vista della riproduzione, cosa cambia? Assolutamente nulla. Qual è, diciamo, il problema? Non c'è. Diciamo, purtroppo abbiamo questo concetto falsato dell'evoluzione, in cui pare che Ma ognuno di noi deve dare un contributo in termini di figli. Non sì, è. ma anche forse si voglia sempre identificare un maschio e una donna per forza, no? In realtà invece la natura ci insegna che questo, cioè il genere, non esiste in natura, no? Quindi può succedere anche che a livello sessuale due animali si attraggano, ma perché è la natura che lo prevede, non il fatto che siano genere maschile o genere Ti femminile. faccio questo esempio molto simpatico di una specie che conosco quasi tutta perché è la protagonista di un film Disney molto famoso che è La ricerca di Nemo, no? I pesci pagliaccio. Nei pesci pagliaccio c'è l'ermafroditismo sequenziale. Quindi, come sappiamo, i pesci pagliaccio vivono negli anemoni. Gli anemoni sono degli organismi di solito, diciamo, di piccole dimensioni, non è che sono estesi chilometri, sono pochi centimetri. Quindi, non è opportuno ci siano molte femmine in un gruppo di pesci pagliaccio in un anemone, perché molte femmine significano molte uova e molti piccoli, tanti pesci pagliacci in un anemone, tanti pesci che soffrono la fame. Quindi come si gestiscono, se così vogliamo dire, nel gruppo di pesci pagliaccio e femmina il maschio più anziano? Perché loro hanno la possibilità di attivare e disattivare le gonadi Che maschili e sono? femminili. Quindi diciamo, nel caso di Nemo, una volta che la mamma veniva uccisa dal barracuda, il padre, anziché diventare anzioso, sarebbe dovuto diventare una femmina, una madre. E quindi la storia finiva già lì. Quindi, Certo. come dire, la natura a volte supera la fantasia anche degli scrittori di Assolutamente, Walt Disney. assolutamente. E, hai avuto problemi con la presentazione di questo libro? Diciamo che comunque sei stato patrocinato dal comune, dall'assessore alle pari opportunità e anche da abbastanza, voglio dire, associazioni. Hai avuto problemi particolari nella presentazione? È stato presentato in qualche scuola oppure in Allora, quanti? guarda, ti sono sincero, credo che il grosso del problema vero, che poi potrebbe essere anche una grossa scusa,
può essere stato il Covid, cioè nel senso che è tutto talmente complicato e complesso che se quando lo presentavo a scuola dico facciamo già tanta teleconferenza, aggiungere un'altra cosa in teleconferenza per i ragazzi è una mazzata, evitiamo, Certo. aspettiamo tempi migliori. Ma se è una scusa o meno, non te lo so dire. La cosa che però ti posso dire è che un po' mi dispiace, questo libro volutamente è gratuito, Bravo, volutamente un'altra cosa che hai patrocini volevo che ha. sottolineare è che il libro non si compra e tu ci puoi dare i dati dove poterlo scaricare, si può Sì. scaricare oppure chiedere una copia, giusto? Sì. Ed è tutto gratuito, questa è la cosa molto Sì. bella. Sì, allora, il libro appunto, vabbè, fortunatamente non avevo bisogno assolutamente di guadagnarci un euro da questo libro, quindi mi è bastato un piccolo contributo avuto da Federico II per l'aspetto grafico del Grafico. PDF e quindi l'ho reso scaricabile e disponibile. Questa è una foto mia di due cigni neri, sì. No, lo faccio vedere tanto. Vai, vai, parla pure. E quindi diciamo basta andare sul sito Ardea, ardeaonlus.it, nella sezione proprio cure sul lago, e c'è il tasto giallo scarica PDF e si scarica Poi facilmente magari mi mandi un messaggio che così col link. quando pubblico la nostra diretta lo aggancio così possono andare a scaricarsi il libro Ti automaticamente. dicevo, una cosa qui tengo. Io volutamente non ho chiesto patrocini alle associazioni LGBT, perché per me questo non è un libro LGBT, è un libro Certo. che parla di una tematica scientifica che andrebbe divulgata. E la cosa che mi spiace è che le uniche occasioni di presentazione sono quelle dei circuiti LGBT. E mi dispiace perché appunto questo libro ha il patrocinio di un ateneo importante che è la Federico II, la prima università di Napoli, proprio perché volevo sottolineare il contenuto scientifico universale e inattaccabile, non volevo fosse una bandiera di una parte della popolazione, Certo, e certo. però diciamo purtroppo l'altra parte, non so se è corretto chiamarla così, non mostra sensibilità alla tematica. Certo. Il libro è diviso oltre alla parte iniziale, quindi abbiamo detto c'è la parte della favola, no? Poi c'è una parte scientifica, giusto? Sì. Che diciamo che è questa che intitola Il cigno nero, da qui in poi parte la parte scientifica. Vuoi parlarci, che è molto approfondita, tra l'altro, complimenti. Vuoi parlarci di questa parte? Allora, sì, fondamentalmente c'è tutta la parte relativa alla favola, che è la biologia riproduttiva del cigno nero. Lì, quella foto non è scelta a caso, sono con un grifone che è una specie in cui c'è omogenitorialità al maschile. Quindi i grifoni maschi tendono a fare coppia insieme ed adottare le uova abbandonate. Infatti, proprio in Sardegna è stato liberato, un progetto di reintroduzione, un grifone allevato in Olanda da una coppia al maschile, di due grifoni maschi che avevano adottato quest'ovo abbandonato e hanno schiuso il piccolo e allevato questi due papà un piccolino. Quindi io sono fra i pochissimi ad avere le autorizzazioni per poter marcare con gli anelli grifoni e quindi diciamo per questi studi ho scelto quella foto non a caso. Quindi dopo la biologia ri riproduttiva del cigno nero c'è l'aspetto dell'omosessualità in natura. Quindi cerco di delineare i casi più interessanti fra le 1500 specie in cui è stata descritta l'omosessualità. Questo non significa che sono solo 1500, significa che sono le 1500 in cui lo si è cercata.
lo si è Quindi cercato. molto probabilmente sono molto di più, dai moscerini della frutta ai bonobo, praticamente, passando per i Certo. cetacei. Poi l'ultimo capitolo è quello dedicato all'omogenitorialità, quindi gli animali che costituiscono coppie omosessuali che tendono ad adottare piccoli. E faccio vari casi, dai pinguini agli scimpanzé, e diciamo, parlo di casi specifici o cerco di generalizzare l'idea. Poi ci sono varie figure intermedie, ad esempio negli uccelli ci sono gli aiutanti di nido, una sorta di zii che non si riproducono quell'anno e aiutano i parenti a riprodursi. Fantastico, fantastico. No, e fa anche sorridere, no? E che poi siamo così vicini alla natura, noi esseri umani, che fa veramente sorridere. Mi ha colpito molto nei ringraziamenti che ringrazi tuo nipote di 14 anni. All'epoca aveva Sì, 14 anni, adesso non so quanti anni avrà. E guarda, dillo tu. Salvio adesso sono passati 6 mesi, quindi allora io come dire, ho 6 nipoti, ne è nato l'ultimo l'altro ieri, il 10, è nato Andrea. E Complimenti. quindi ho pensato, faccio questa favola, questo libro per loro, inizio dai miei nipoti a farlo leggere. E quindi Come a l'hanno Salvi preso? piace. Come l'hanno preso? Bene, bene, bene. Cioè, diciamo, loro mi hanno, come dire, sono rimasti più stupiti che lo zio, tra virgolette, scienziato, con tutti questi titoli, faceva degli errori d'ortografia così gravi che non dalla tematica del Vabbè, se si sono fermati a questo, diciamo che va benissimo. E secondo te, spesso no, io tutti i libri che ho letto per bambini da 0 a 7, 8 anni oppure da 10 fino a 20 anni, sono tutti libri molto belli, io lo dico sempre perché raccontano, no? Quello che noi, magari che siamo più grandi, lo vediamo come un problema. In realtà, invece, nel mondo dei bambini non è un problema, è tutto un qualcosa di normale e diventa anche tutto molto più semplice. Tu credi che per risolvere tante cose come il bullismo, l'odio che c'è, il razzismo anche, sia giusto passare da un insegnamento anche alla scuola primaria, prima di... Guarda, assolutamente sì. Purtroppo io ho anche un passato da educatore, ho fatto educazione ambientale per tanti anni nei campi avventura che ai tempi organizzava il WWF. E la cosa che mi lasciava basito è che spesso si picchiavano tra di loro i bambini, soprattutto i maschietti, se erano di tifoserie diverse. E questo ti dava la misura di quanto, diciamo, l'atteggiamento dei genitori, l'avversità così violenta nei confronti di un'altra squadra, per cui il bambino che tifava Milano non voleva stare col bambino che tifava per un'altra squadra, veniva inculcato come un germe d'odio. Quindi, diciamo, i bambini sono assolutamente ben predisposti alla diversità, ma bisogna sottolineare che questa è un valore, non un problema. Assolutamente, Quindi, assolutamente. diciamo, il fatto che un tuo amichetto possa tifare un'altra squadra, come avere qualsiasi altra preferenza, lo rende un amico ancora più bello e più interessante perché ha un punto di vista diverso dal tuo. Non è un nemico, e questo a prescindere dalla Assolutamente. tematica. Perché se due si picchiano perché fa una squadra diversa, stiamo proprio inguaiati, cioè voglio dire. Sì, no, quello è vero. Se avete domande, scrivetemele sotto, che poi io la leggo.
non vedo nessuno che mi scrive nessuna domandina e procederei a dire anche che progetti futuri hai? Hai progetti di scrivere altri libri, qualcos'altro? Sì, allora, non so quando lo scriverò. Spero quest'estate, se non sono troppo oberato con i lavori ufficiali. Voglio scrivere un libro che è sempre per bambini, una favola, in cui sul concetto di libertà. E voglio utilizzare anche questa volta due animali, che saranno un'aquila e una tartaruga. Beh, il mondo animale è il tuo ambiente, l'abbiamo capito, ormai sei legatissimo alla Sì, natura. e fondamentalmente diciamo, il titolo dovrebbe essere La tartaruga che insegnò l'aquila a volare, perché parlerà del fatto che la libertà è nella testa, non nelle Sempre cartucce del Patricio, corpo. sempre col patrocinio di comuni o associazioni o Sì. questa volta... Ah. Allora, l'idea è, diciamo, di farlo sempre gratuito, perché l'aspetto cioè, mi piace l'idea che per leggere non devo pagare. E considerando che appunto non vivo di questo, che ho trovato questo escamotage, l'importante è che non ci rimetto. Beh, no, molto bello, cioè voglio dire, è bellissimo se riesci a trovare chi riesce a finanziare il progetto e tutto quanto, no? Perché sicuramente merita. Infatti io spero che adesso che si apriranno comunque la possibilità di fare degli incontri, ti richiamino per fare proprio degli incontri veri e propri, magari con le scuole o in qualche presentazione, anche in libreria sarebbe carino, no? Perché è una tematica... Anche credo che da poco no, è esplosa la Sì, perché una nota divulgatrice scientifica scientifica. in TV, la Gavallotti, Esatto. ha riportato i dati che io ho scritto a novembre, Esatto. ma non perché abbia copiati. Quando l'ho visto ho detto non poteva aspettare un pochettino che noi ce l'avevamo già la sorpresa Sì, nel cassetto. però davvero sono dati che all'estero sono diffusissimi. Cioè, una cosa che a me colpisce molto è che determinati comportamenti omosessuali negli animali sono molto diffusi, no? Certo. Ad esempio, la copula fra leoni maschi, che copulano tra loro, è bella diffusa. È brutto vedere che in 20 anni di documentari alla RAI, in altri Non l'hanno contesti, mai detto e io mai li ho visti fatto. tutti, questi documentari l'hanno sempre tagliata, perché il documentario è presentare la natura per quella che è raccontarla nel modo migliore possibile, cioè il più semplice modo da far comprendere la natura per quella che è, non epurarla o tagliarla Certo. di quello che è più difficile da spiegare o di quello che per altri motivi non vogliamo mostrare. Assolutamente. Ok, allora abbiamo concluso. Vi ricordo quindi il Cuore sul Lago di Rosario Balestrieri, lo potete scaricare, vi metterò il link dove andare a scaricarlo. Io vi ricordo i due appuntamenti della prossima settimana, il 18 con Sofia Righetti e tratteremo sempre la giornata LGBT e Work e il 20 invece con Marco Cacciato in Silla, perché è un cognome lungo, Amore e Pregiudizio ed è un libro di saggistica e sarà molto interessante anche con lui parlare di queste cose, di questi problemi. Basta, io vi saluto, a te la parola per i saluti. Grazie per l'invito, Davide, sul serio. Insomma, davvero spero che questo percorso di incontri sui libri continui per tanto tempo, perché abbiamo bisogno di leggere tutti. Grazie, grazie. Beh, noi cerchiamo, guarda, adesso con il discorso per le aperture vorremmo anche noi fare qualche presentazione in pubblico nel momento in cui ovviamente c'è la possibilità, ovviamente tu sei molto molto distante, quindi sarà molto faticoso, però
almeno riuscire anche a presentare, perché assume un altro carattere, no? Presentare un libro dal vivo, c'è un'altra empatia, secondo me. Proveremo anche questo. Per adesso comunque andremo avanti sicuramente, perché abbiamo grandissime case editrici che ci stanno appoggiando e anche gli scrittori che sono molto contenti e quindi sono propensi a volerlo fare. Speriamo che vada tutto bene. Perfetto, io ora ti Va incollo il bene. link e saluto tutti. Ciao Grazie, buona ciao. serata a tutti, Ciao Davide. buonanotte, Ciao 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 ciao. ciao ciao.